Ciao ragazzi, bentornati nel nuovo video. Grazie a tutti quelli che stanno partecipando e guardando il canale. Continuiamo a parlare oggi di certificati di investimento. Ovviamente, il solito disclaimer: tutti i contenuti di questo video non sono dei consigli finanziari, non sono un consulente finanziario e nessuna delle vostre decisioni di investimento deve essere basata sulla visione di questo video. Oggi vi parlerò di due certificati. C'è un po' di turbolenza nei mercati e qualcuno può approfittare per prendere qualche certificato a prezzo leggermente più basso, anche se quelli che piacciono a me evidentemente sono guardati anche da molte altre persone o istituzionali, mani piccole e mani grandi, e fanno fatica ad andare sotto la pari. Comunque ci stiamo ballando sulla pari. Vi parlerò ovviamente di certificati a capitale condizionatamente protetto. Cosa vuol dire? Che il rimborso sarà sul valore nominale pari a 100. Se mettete 10.000 euro, ritroverete a rimborso 10.000 euro se si verificano determinate condizioni. Ho già detto in altri video che quelli a capitale protetto offrono ormai poco. Quanto praticamente un'obbligazione statale in euro o corporate, quindi non vale la pena andare a prendersi anche il rischio emittente per lo stesso rendimento. A me piacciono i certificati che offrono un flusso di cassa mensile adatti a chi anche come me non ha un grosso patrimonio, chi sta sui 100.000 euro o sotto i 200.000 euro anche, per avere una distribuzione di dividendi tale da potersi almeno creare una piccola seconda reddita che può essere un piccolo secondo stipendio. Diciamo che il 4% netto che si può arrivare prendendo un BTP al 5%. In questo momento sto parlando, è il fine ottobre del 2023. Ci vogliono con 100.000 euro ci fate 4.000 euro netti l'anno. Se uno vuole un po' accelerare, o magari con i soldini che risparmia, dopo aver composto già un portafoglio sulle obbligazioni abbastanza difensivo, si può mettere un po' il boost al portafoglio comprando appunto certificati che rendono qua almeno il doppio. Tassati al 26%, però io punto solitamente certificati sugli indici. Nella seconda parte vi si scorrerà anche l'ISIN. Ho scelto uno un po' più tranquillo, nuovo, una nuova emissione sugli indici. Però adesso iniziamo da quello che è il rendimento più alto, il piatto più caldo del giorno che vi propongo, che non è ovviamente un consiglio, vi ricordo sempre, ma è un certificato che tengo d'occhio. Qua ci divideremo un po' come l'Italia ai tempi del berlusconismo, forse chi è più giovane non se la ricorda, ci spaccheremo in due, percentuali molto simili, a chi piace questo titolo e a chi non piace. C'è un solo unico sottostante che è Nvidia, il gigante, ormai era già una grandissima capitalizzazione, però nell'ultimo anno è diventata veramente un titano. Penso sia adesso, sicuramente forse nelle prime 5 al mondo per capitalizzazione, sicuramente nelle prime 10. Adesso stavo andando a memoria, scusate. Questo certificato è stato emesso non adesso, ma a luglio di questo anno, del 2023, e scade a luglio del 2026. Paga l'1% al mese. Ovviamente poteva già andare a rimborso da questo mese, ma non ci andrà perché sta praticamente leggermente sopra il suo livello di strike. Livello di strike perché è molto importante per chi vuole fare l'analisi tecnica, è fondamentale su questo titolo, è di 411. Oggi sta leggermente sopra, oggi è domenica, i mercati sono chiusi, però lunedì molto probabilmente starà sopra. Il livello di barriera è al 50%. Il livello è 205,5. Ovviamente vi darò questo numero e altri numeri sulle barriere, ve le darò, così se volete potete segnarli e andarli a guardare per voi, sia per questo video che per il prossimo certificato, e potete fare le vostre valutazioni e prendere le vostre decisioni di investimento. A me piace molto investire in certificati perché, diciamo, avendo un patrimonio, come prima citavo,
sotto non di grosse cifre, e devo per forza di cosa andare a fare, a collarmi qualche rischio in più, anche perché poi mi piace e con criterio mi va quasi sempre bene. Ovviamente bisogna anche mettere in conto che può andare male, quello bisogna sempre calcolare bene la size. Una piccola size è un po' come un'assicurazione negli investimenti finanziari. Se ci va male l'1% o il 2%, al rimborso ci perde il 40-50% del nostro investimento. Ci abbiamo provato, facciamo un passo indietro, ma il danno è minimo se è l'1% del nostro patrimonio. Fate voi i vostri ragionamenti. Io non voglio assolutamente parlare adesso di Nvidia. Nvidia è un gigante, un titano, è un leader dell'innovazione. Non è solo ChatGPT, si parla di supercomputer. Se guardate i fondamentali, i ricavi sono triplicati, il reddito medio netto è aumentato e aumenta continuamente. Queste aziende, vi dico soltanto che stanno tenendo tra l'altro anche in piedi buona parte dei mercati finanziari perché hanno tantissimi soldi in cassa e ci fanno anche buyback. Da io sono un financial blogger, quindi parlo, riporto le notizie. Non è detto che ogni investimento di cui parlo assolutamente ci investo, magari avere la possibilità. Guardate i rendimenti, 2000 di qua, 1000, anche solo 1000 euro per ogni video che ho fatto, voleva dire che facevo concorrenza a Elon Musk. No, comunque. Va bene, dai, io vado avanti, passo al secondo certificato de del giorno o della settimana, vediamo come andrà, se troverò altre opportunità. Sugli indici batte, su Fineco ho visto il book ordini 99,9, quello di prima anche stava ballando proprio sulla pari. Quindi vedete scorrere l'ISIN, la barriera è al 60%, una nuova emissione della Leonteq su quattro indici questa volta, quindi non è un singolo titolo, è molto difficile che quattro indici perdano anche uno solo, il 40%, nonostante i mercati non stanno passando il loro miglior periodo di forma del 2023, assolutamente, è scoppiato quello che è scoppiato in Medio Oriente, vi ripeto che siamo a fine ottobre. È nata 10 giorni fa questa nuova emissione, quindi nel 2023, e scade nel 2026. Può andare in rimborso da febbraio 2024. Quindi fate anche il calcolo, anche se c'è poi c'è comunque anche il premio per il rimborso, oltre l'ultima cedola. Quindi se si arriva a febbraio si incassano 1, 2, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, 4 cedole. E più si riprendono i soldi, tutti i soldi, quantomeno, perché vuol dire che è andata a strike, ma è anche improbabile. Secondo me è molto difficile che ciò accada. Comunque, e solide. Allora, vi parlo adesso, vi sparo un po' i numeri. Vi ripeto prima, come giornalista, come influencer, come blogger finanziario, non sono niente di quello che provavo a dire prima. Mi sono sbagliato. Vi ho già detto che la barriera è al 60%. Quindi, questi indici che adesso vi do i livelli di strike di riferimento non devono perdere il 40%. Partiamo dal CAC-A-LAN. Da 7021 e deve arrivare per perdere soldi, senza che poi ci sia una ripresa, insomma, deve succedere un'ecatombe. Deve tornare ai livelli del Covid, sotto i livelli, un po' prima dei livelli peggiori del Covid di quell'anno, di cui poi si è ben ripreso. 4213. Il DAX da 15.128 a livello di strike deve arrivare a 9.077. L'Ibex spagnolo da 9.151 a 5.491. L'SMI, che è l'indice svizzero, da 10.800 di oggi, di venerdì sera, deve arrivare a 6.495. Spendo due parole un attimino in più sul CAC-A-LAN. Stanno tutti leggermente sotto lo strike perché i mercati non sono nel loro miglior periodo di forma. Il CAC-A-LAN è molto trascinato dalle sue big su tutte, Louis Vuitton e Mash, ma anche Kering. Adesso c'è qualcos'altro, adesso non mi ricordo, c'è anche un'utility molto grossa francese che pesa anche bei dividendi. Quindi il valore del CAC-A-LAN è un po' una sorta di, simile a quello del Nasdaq, in cui poi è stato ribilanciato, ma è stato fatto un piccolo ribilanciamento. È molto influenzato dall'andamento di queste big, soprattutto sono comparto del lusso. La Francia, come l'Italia, è famosa per le sue eccellenze, no? Le conosciamo tutte. C'è anche L'Oréal, Kering e tante altre. Quindi,
Forse io, se proprio mi dovessi preoccupare di uno, anche se la Francia è un paese importantissimo, forse adesso al pari della Germania, è un grandissimo paese, insomma, noi siamo italiani, però dobbiamo riconoscere questo, è un colosso a livello industriale. Il rischio è questo 4.213, oppure, ma sai, ci può essere anche in Spagna un problema politico che eleggono qualche matto, qualcuno che vuole uscire dall'Europa, cosa che ormai non fa più nessuno. Avete visto anche la nostra Premier come ha cambiato indirizzo, come si è seduta sulla poltrona del potere, ubbidisce a bacchetta a tutti gli ordini che gli americani impongono. La cedola, ecco, parliamo della cedola, che è la cosa più importante che interessa a voi, è dello 0,667. Al mese, paga sempre intorno al 5 del mese, quindi i soldi arrivano la prima settimana del mese. Fatemi sapere se questo video vi piace, se questi certificati, soprattutto il primo, forse farà un po' discutere. Ne parleremo anche sulla pagina Facebook. Mettete il like là se potete, e iscrivetevi al canale, mettete i commenti e domande sotto il video qua su YouTube. Grazie, alla prossima.